Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Perché? Perché, come abbiamo parlato del banner di Cloud ed Eris, era giusto parlare anche del banner di Tifa e Red, uscito prima rispetto ovviamente al banner di Eris. Quindi diciamo che la mia valutazione per quanto riguarda questo banner adesso ovviamente è cambiata, è nettamente diversa, anche se ovviamente bisogna considerare diversi fattori. E quindi addentriamoci nell'analisi anche di questo banner e vediamo se effettivamente può valerne la pena pullare oppure no. Cominciamo con ovviamente le armi di Tifa. Tifa prende una nuova arma, che sarebbero appunto i Lifeguard Wraps, quindi i guanti da guardaspiaggia, che le sbloccano Healing Waves, quindi onde curatrici per tradurlo in italiano. Un attacco che trasforma praticamente il personaggio di Tifa in una pseudo healer. Tifa è un personaggio che comunque, grazie alla sua limit, grazie alla sua limit Somersault, diventa un personaggio molto viabile ed è un personaggio anche adatto quasi a qualsiasi esigenza, proprio perché la sua limit si ricarica molto velocemente, consente di debuffare in continuazione i nostri avversari, debuffarli ovviamente dal punto di vista fisico e dal punto di vista magico. Quindi utilizzare Tifa comunque come attaccante magica o come attaccante fisica con la limit di Somersault è possibile farlo. Qui invece abbiamo una nuova chiave di volta. Abbiamo una chiave di volta perché? Perché praticamente Tifa diventa una healer, quindi si può in un qualche modo sostituire a un Met o ad una Eris, anche se, come potete notare, comunque la potenza è solo al 38% rispetto alla healing potencies che abbiamo in totale nel nostro personaggio. Quindi diciamo che questo un pochettino complica le cose. Complica le cose perché il 38%, se ovviamente il nostro potere di healing è basso, è bassa anche la cura. Quindi in un modo o nell'altro, utilizzando quest'arma, dovremmo tecnicamente sacrificare un pochettino la build fondamentale di Tifa per quanto riguarda ovviamente l'attacco magico, l'attacco fisico, proprio per andare in funzione al fatto che mi serve potere di cura, mi serve healing. E questo potrebbe essere una cosa sfavorevole, potrebbe essere un punto a sfavore, soprattutto per il fatto che con il banner che è uscito di Eris, che adesso ovviamente tramite la sua arma riesce a debuffare anche lei attacco fisico, cioè scusatemi, difesa fisica e difesa magica, notate che la situazione si è capovolta nuovamente. Però fino a quando non fosse uscito quel banner, in realtà Tifa mi stava dando molti dubbi a riguardo. Stavo quasi per pullarla, mi sono trattenuto semplicemente perché Tifa è uno di quei personaggi che non ho buildato all'interno del gioco, perché avevo poche armi a disposizione, il personaggio era a livello basso e quindi di conseguenza non sono mai riuscito a portarla su e quindi ho rinunciato a pullare. Ma se avessi avuto Tifa probabilmente con qualche livello in più, forse ci sarei cascato. Ma ci sarei cascato non tanto per Tifa, o comunque non tanto per quest'arma di Tifa in generale, perché io comunque, possedendo Eris, la curatrice fondamentalmente ce l'avevo, ma probabilmente per colpa di Red 13. Red 13 che sblocca il Seaside Collar, dove praticamente effettua dei danni fisici non elementali al nostro avversario e infligge Imperil di tipo tuono. Quindi infligge praticamente la resistenza diminuita all'elemento del tuono. E questa, ragazzi, capite benissimo che è una combo incredibile con Cloud, dato che Cloud ha sbloccato la Murasame e Thunderstrike, che è il suo attacco tuono principale, che ha reso Cloud praticamente il DPS fondamentalmente di questa prima parte del gioco. Avere un personaggio che a comando metta la debolezza del tuono al tuo avversario è una comodità pazzesca. Infatti per tutti quelli che hanno comunque Cloud buildato con la Murasame, anche come me paradossalmente, in teoria dovrebbero
pullare quest'arma. Dovrebbero pullare quest'arma per fare una combo incredibile con Red. Quindi Red e Cloud insieme, che praticamente possono piegare l'ecosistema. La cosa che a me sta trattenendo dal pullare questo banner è che si avrà modo di poter farmare i punti e quindi i token all'interno dei Crisis Dungeon. Nei Crisis Dungeon è presente una materia 4 stelle che ha lo stesso effetto, quindi basta successivamente equipaggiare questa materia a una Eris, per esempio, dato che comunque è una materia magica che Eris può utilizzare al 100%, quindi basta dare quella materia ad Eris e praticamente il problema è risolto. E Eris in questo caso diventerebbe non solo debuffer attaccante fisico e magico, ma anche debuffer dal punto di vista di elemento tuono, quindi mi diverrebbe praticamente una debuffer a 360 gradi. Cosa che sicuramente farò, ed è semplicemente per questo il motivo per il quale sto letteralmente temporeggiando, o comunque sto letteralmente skippando questo banner. Però sulla carta devo dire essere veramente molto molto interessante. Ovviamente quali sub weapon si vanno a cercare all'interno di questo banner? Beh, sicuramente essendo Tifa e Red i rate up di questo evento, comunque di questo banner, sicuramente per Tifa si potrebbe cercare un'altra qualsiasi sua arma. La mia preferita potrebbe comunque essere o una Tiger Fang, che sono praticamente una delle armi con le statistiche più alte che possiamo avere per Tifa, oppure in alternativa li confondo sempre perché questo no, questo è Tandaga. Questi danno l'attacco magico diminuito. Questo l'attacco fisico diminuito. Questa la magia. Questa la difesa magica diminuita. Questo invece nulla. Oddio, ma io mi ricordavo che c'erano i gloves che davano anche difesa fisica diminuita. O forse mi ricordavo male. Mi ricordavo male. Quindi allora a questo punto direi che effettivamente i Kaiser Knuckles possono essere la scelta migliore come seconda arma da cercare per Tifa. Tiger Fangs sicuramente, che riducono l'attacco magico, perché tanti dei nostri avversari comunque attaccano tramite le magie, e questo ovviamente è un dato di fatto. Quindi le armi che fondamentalmente potrei consigliare di cercare tra i vari piti, quindi nel sistema di wishlist di questo banner, dato che l'arma in rate up di Tifa è l'arma che cura, se ci serve anche un'arma che faccia comunque danno o che possa debuffare, quindi in questo caso direi di scegliere o tra le Tiger Fangs, che ci danno comunque una buona mano, oppure in questo caso anche i Kaiser Knuckles, che riducono la difesa magica dei nostri avversari. Ridurre la difesa magica dipende che personaggi utilizziamo, per esempio Cloud o Zac, non è tanto conveniente. Quindi probabilmente si potrebbero utilizzare a questo punto anche i Leather Gloves, che abbassano l'attacco fisico del nostro avversario. Quindi avere la possibilità comunque di abbassare l'attacco magico e l'attacco fisico dei nostri avversari è comunque una buonissima opportunità. Per quanto riguarda Red, invece, abbiamo praticamente il rate up, un collare che diventa un supporto per Cloud, quindi di conseguenza il nostro Red assumerebbe un ruolo di support, e dato che assumerebbe un ruolo di support, probabilmente il collare migliore da scegliere è il Platinum, da cercare come seconda arma per come seconda arma praticamente da cercare per Red. Perché il Platinum Collar? Perché consente di ottenere praticamente Regen, quindi il nostro Red diventerebbe un supporto a tutto tondo, con una skill che ci dona praticamente un Regen continuo e l'altra skill invece che praticamente ci consente di rendere Cloud un mostriciattolo. Inoltre, se non avete una curatrice come Tifa o una curatrice come Eris o un curatore come Matt,
è riuscito in un modo o nell'altro a droppare il Platinum Collar, potreste sostituirlo ai curatori. Quindi praticamente Red vi diventerebbe il vostro supporto principale, diventerebbe la spalla perfetta per Cloud, diventerebbe anche un supporto in modo tale da ottenere la rigenerazione di HP per tutti quanti gli alleati e quindi di conseguenza dargli una posizione di protagonista. Le ultime due armi, come sempre, lasciatele per un terzo personaggio che il più delle volte è il vostro accompagnatore nel team, quindi o il vostro personaggio più forte, quindi potete mettere un'arma per esempio per Cloud, dato che il mio più forte al momento è Cloud, e quindi magari mettergli una Hard Edge in questo caso. Ovviamente in questo banner non c'è la Murasame, quindi si va verso la seconda arma migliore di Cloud, che per me rimane comunque l'Hard Edge, e poi l'altra arma per l'altro personaggio, che possa essere Zac per esempio, quindi scegliere la Falcon o la Zweihänder. Io in questo caso metto la Zweihänder, dato che sarà la mia arma principale per Zac, quindi avere più copie dell'arma principale è sempre comodo. Ci fosse stata la Murasame, avrei messo la Murasame, non c'è, quindi Hard Edge. Oppure levare queste armi e mettere due armi di un terzo personaggio a vostra scelta, magari un personaggio che volete buildare, un personaggio di cui volete trovare le armi e quindi volete iniziare a costruire anche per formare un altro setup, per formare un altro team, e quindi potreste effettivamente decidere le ultime due armi un po' come volete voi. Le prime tre solitamente io le consiglio sempre in sinergia con i personaggi del banner, perché avendo comunque un drop rate più alto, ovvero quello dell'1% contro lo 0,8 della wishlist, si può appunto avere la possibilità di ottenere prima le armi in featured e poi successivamente le armi non in featured, quindi le armi semplicemente aumentate di rate tramite la wishlist e basta più. Tutto qua. Quindi questo effettivamente è il mio consiglio per quanto riguarda questo banner. È anche vero che, essendo uscito il banner con Eris e Cloud, Tifa purtroppo perde dei punti nei suoi confronti, però Red rimane comunque un'ottima alternativa, proprio perché, come vi stavo dicendo prima, ci sono, o per meglio dire esiste, la materia che è possibile ottenere dai dungeon. Vi faccio vedere appunto dal menu dei token del Crisis Dungeon, però questa materia costa per l'appunto 1000 monete. Costa 1000 monete, però come potete notare questa è la materia di cui vi stavo parlando. Lightning Breach, quindi 184% danni magici non elementali che infligge imperire di tipo tuono, quindi resistenza al tuono praticamente abbassata, con potenza low purtroppo e max power low, quindi ogni volta che questo debuff viene inflitto praticamente lo dobbiamo rinnovare solo quando scade, perché non ha senso spammare questo attacco, in quanto, come vi spiegherò poi in un video a parte, i debuff e i buff in questo gioco non staccano, quindi non si possono accumulare, ok? Quindi è una cosa molto 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 importante questa. E questa sarà appunto la materia che prenderò per sostituire il collare di Red. La darò ovviamente ad Eris, che ovviamente la potrà utilizzare, e quindi Eris diventerà proprio una mia debuffer, diventerà il mio personaggio di utility in generale, perché curerà e debufferà al 100%. Così non concentrerò la potenza magica su di lei, magari la concentro su Zac, e invece su Cloud concentro la potenza fisica, e quindi posso avere la possibilità di un bel dualismo di un personaggio buildato in modo magico e l'altro buildato in modo fisico. Detto ciò, non c'è altro che debba aggiungervi per quanto riguarda questo banner. Fatemi sapere voi se avete pullato o se effettivamente siete d'accordo o in disaccordo con quello che sto dicendo. Io, detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto e vi aspetto con un prossimo appuntamento qui, ovviamente sul canale YouTube oppure sul canale Twitch, in onda praticamente tutte le sere a partire dalle 21. Bye bye!